Buongiorno? Sì? Posso entrare? Sì, certo, chi è? È aperto? Sì. Sono del Zapper. Chi è del Zapper? Mi può aprire? Grazie. Cosa, lascio aperto o chiudo? No, lascio anche aperto. Ok. Sono del Zapper, piacere. Leo. Si ricorda quando ho provato a chiedere aiuto a qualcuno alla radio? Sì. Io ero quel qualcuno. E ha detto come si chiama? Fa piacere, come stai? Spero bene. No, spero bene. Ha detto come si chiama? De Zapper. De Zapper. Piacere. Leo. Leo. De Zapper. E allora mi ha parlato di suo fratello che appunto non trovava più. Io l'ho già sentito. E vuole parlare qualcosa di suo fratello, che tipo era? Allora. Le dispiace se... Non lo so se faccio personalmente di solito. Le dispiace se prendo appunti. Va bene, anzi. Allora. Lei ha detto si chiama del Zapper. Infatti, ma io del Zapper l'ho già sentito da qualche parte. Allora, mi comincio a parlare di suo fratello. Si chiama un pochino più basso di me e si chiama Niccolò. Sì. Che tipo era? Era... Descrivimi i capelli, occhi, allora, occhi, carattere soprattutto. Occhi marroni, capelli castani comunque a caschetto. Ok. E cioè tipo a caschetto, sembrava uno dei Beatles, no vabbè. Capelli, vabbè. Ok. Né corti né lunghi, una bella di mezzo. Ok. Poi... Poi? E poi era somigliata a me, era un fratello alla fine. Vabbè, carattere per favore. Carattere è un carattere strano, è un po' uvaz, diciamo. Un po' jumpy uvaz. Era delle volte diventava serio tutto da un tratto, non so per cosa. Era bipolare? Era biforco. Sì, era bipolare. Un certo delle volte era tipo un po' più pazzo e divertito, cioè felice. Come avevo detto prima, siamo soli, è andata via l'altro giorno i nostri genitori, allora, sono quindi, in America. Serio, ma coglione. Sì. Posso scrivere così? Sì. Nome Niccolò, età? Come me, 15. 15 anni? 15 anni poi? Capelli, abbiamo detto marroni, occhi marroni, un po' jumpy pazzo. Poi, ma è preoccupato? L'ho chiamato anche a scuola, non so, non... Gli ho detto, mi sono inventato con la febbre. Che scuola va? L'alberghiero. Anche alberghiero ci sono. Alberghiero Bislungo. Alberghiero Bislungo, ok. Quello in via... Le mani dal naso, sì. Via? Le mani dal naso. Ah, ok. Poi, continui. Frequentava la prima D. Non era una grande idea, non è che fosse mio con nessuno. No, stava più con lei che con gli altri ragazzi, che era molto riservato. Sì, ho detto comunque... Molto... Che carattere strano. Ragazzo ma... molto, come posso scrivere, asociale. Sì. Va bene. E poi? Poi ho chiamato il preside e mi ha detto che non c'è. Era uno molto autonomo. Era autistico. Sì, ma era uno molto autonomo nel senso che sì. Non c'era lei, si poteva arrangiare da solo. Sì, nel senso faceva cose da solo senza di lei, senza dirglielo. No, senza dirmelo non è sempre detto tutto, sa, comunque siamo fratelli, ci vogliamo bene e tutto. Ok, ok. Appunto è quello che mi ha fatto preoccupare, non l'ho più visto stamattina, non mi ha detto nulla nemmeno stamattina. Ha provato a chiamare la polizia. Non vorrei arrivare a questo perché poi dovranno contattare i miei genitori e non voglio farglielo sapere. Ha ragione. Ha ragione perché... Perché se poi lo vengono a sapere mi danno... Più grande di due? Io più grande di voi. Immagino i vostri genitori ti abbiano dato a te la responsabilità di tenerlo sott'occhio. Cioè sì, però sai, alla fine sono pochi mesi che uno facciamo come gli pare, lo ci va bene. Vabbè, però insomma la responsabilità è sua di controllarlo. Cioè sì, cioè i genitori se sapessero quello che è successo si incazzerebbero con te.
Sì, ma anche con lui se fosse successo a me, viceversa, capito? Sì. Io ho preso abbastanza punti e... Invece di dirglielo, ma... Sono andata che è stato rapito. Molto probabilmente. C'è quella possibilità, anzi, più probabilità che si sta rapito, dato che non si spiega la sua scomparsa improvvisa. Era quello che tenevo anche allora, su. Allora, aspetta un attimo. Non l'ho detto questa cosa. Sai perché prima io l'ho detto che ho già sentito il suo nome? Mm. Pochi mesi fa io feci una specie di sogno, non me lo ricordo tutto, alcuni pezzi dove c'erano alcune persone e mi sono ricordato che c'era anche un certo De Zapper e per quello ho già detto. Allora, ho si ricorda la faccia? Eh? Si ricorda la faccia? No, mi ricordo alcuni nomi, mi ricordo appunto De Zapper. Ok. È per quello prima che l'ho detto così. De Zapper è un nome abbastanza conosciuto, quindi non lo so. Torniamo un attimo al discorso di suo fratello. Suo fratello è stato rapito. Perché altrimenti... Allora, oppure suo fratello... Scappato di casa non può essere. Subiva vittime di bullismo, cose del genere, allora è scappato senza di più nulla? No, mi avrebbe detto comunque... Allora è stato rapito, non c'è verso. Non c'è verso, perché non si spiega allora perché si è scomparso così. Sì, ma dobbiamo scoprire chi l'ha rapito. Lei deve capire se in una situazione critica. Vabbè, io sentire se posso prendere il suo caso in causa, appunto. Non dirlo a nessuno, però. Ma vuole che io mi prenda il suo caso? Sì, però perché lei fa questo? Aspetti un attimo, allora. Sì. Perché? Dovrò restare a Firenze per un po'. Ok, ho preso il caso in casa, mi può dire per favore un hotel a Firenze? C'è l'Hilton qua vicino. Aspetti, cerco un attimo su Google. Lo fa prima, infatti. Ho trovato un hotel Pelatanos, posso recarmi lì? Quante stelle è? Non lo so. 4 mi sembra. La faccio per Pelatanos. Vabbè, costa un po' troppo. Cerco un po' meno. Oh, ma qua a Firenze quanto cazzo sono io, Giuseppe? No. Ma ora posso... Cioè, nel senso... Dimmi, di là. Ah, da solo sì. Un letto singolo? Sì, sì. E... vabbè. Da chiunque sarà stato rapito suo fratello, non lo rompere. Dai, glielo prometto. Vado un attimo a prendere le mie cose in macchina per caricare le valigie e tutto. Vabbè. Ok? No. Vai da MTG. Muscio sti. De Zapper! Oh, oh! Vieni subito! Eccomi! Guarda cosa dicono al TG! Che è successo? Guarda cosa dicono al TG! Da dove è scappato? Non lo so! Qualcosa è scappato dal... Oh no! È scappato qualcosa dal laboratorio, quello lì fa di periferia. Era 58. L'area 104. Penso di sì. È uno dei cazzarola! È uno dei laboratori più importanti dell'Italia, dell'Europa. Beh, lo so. Dicono che dentro ci vengono roba strana. È morto. So. E se qualcosa che è scappato dal lavoro. Oh! No, ultima ora! Sono scappati più di una cosa! Ascolta, io sono un hacker. A vedere cosa è scappato. Allora, se ci sono delle allora sicuramente c'erano delle videocamere di sorveglianza, perché è un'area super sorvegliata militare anche. Se io riuscissi ad entrare, mi serve. C'è qualcosa di strano, perché se fanno vedere al telegiornale sull'area. Sì, ma non fanno vedere che cosa è scappato. No, perché non lo sanno nemmeno loro. Se riuscissi ad hackerare, no, secondo me quelli dell'area lo sanno, solo che non. Sì, ma non lo voglio fare, non possono farlo vedere per privacy. Se io riuscissi a tirare i servizi delle videocamere e tutto, potrei farti vedere magari un minimo cosa è successo. Ok? Sì. Vai, mi metto a lavoro. Grazie, Zaffer. Vai, corri.